Questo video non è altro che il film completo della serie della Craft University. Voi sapete benissimo che la Craft University è nata come video a episodi, come serie a episodi. Appunto, abbiamo fatto 10 episodi, che vi lascio la playlist in descrizione e in più vi lascio la playlist della seconda stagione. Sì, perché abbiamo fatto la seconda stagione, siamo arrivati, mi pare, a 6 episodi. Che dire, spero che il video vi piacerà, per come vi sono piaciuti tutti gli episodi, spero che vi piaceranno anche i prossimi. Buona visione! Buongiorno tesoro! Svegliati! Dai, oggi è il grande giorno! Grande... E stanno i tuoi amici sotto, dai, devi andare al college. Il college! Vero! Oh mio Dio! Ok, Dai, io ti mamma. aspetto sotto, vieni a fare colazione. Va bene. Oddio, il college! Finalmente quel giorno è arrivato! Aspettate, fatemi vedere un attimo sul PC. Vediamo cosa c'è scritto. Ah! Circolari? Ok, la scuola incomincerà domani. Praticamente daranno un po' di tempo per far alloggiare gli alunni nuovi. Ah, che bello, così almeno potrò, prima di andare a studiare subito, potrò anche, non lo so, svariarmi. Voglio cercare di godermela al meglio questa università. Ok. Allora, andiamo subito in bagno. Ci laviamo i denti. Allora, prendiamoci il... Tesoro, dai, la colazione è pronta. Sì, mamma, un attimo solo, sto vestendo. Ok, facciamoci un bel bagnetto caldo, però ovviamente non con il pigiama perché sennò si insudicia tutto, perché poi mia madre mi rompe. Ah, dai, cavolo, sbrigati, pulisciti, pulisciti, pulisciti. Ah, dai, ancora 3 secondi. Ok, sono pulito. Spero di essere pulito. Vestiamoci da bravi nuovi universitari. Oh, mamma mia, sono eccitatissimo. In effetti, dovrei fare un po' di pipì prima di andare. Perfetto. Ok. Sì, mamma, sto arrivando. Oh, Gesù. Mamma mia, sono eccitatissimo. Ah, già, ah, che bello, latte biscotti, quello che mi piace a me. Grazie, Eh mamma. sì, ti ho preparato tutto. Eh sì, lo so, perché puoi capire come sono eccitato oggi. Non ci posso credere. Ah, ok. Finito, mamma. Grazie per la colazione. Ti è piaciuta? Sì, buonissima. Anzi, specialmente i biscotti, li hai fatti eccezionali dall'ultima volta. Puoi Ok, sempre dai, grazie migliorare. mille. Ora vai a salutare tuo padre, dai, che gli altri ti stanno aspettando fuori. Ah, mio padre. Ciao papà, come va? Ehi, ciao. Aspetta, hai mangiato i biscotti della mamma? Sì, Dì la perché? verità, facciamo uno schifo. Sì, papà, sinceramente facciamo un po' schifo, però... Bravo, Per bravo. non deluderla, capito? Perché gli piace Comunque, i questo... Lakers. Ragazzi, ma state parlando di me? No, parliamo dei No, no! Lakers. Assolutamente! Comunque, hanno perso. No, Qualche come? sfortuna, devi Ogni andartene. volta... Io? E non questo bambolotto con il diamante! Sì, Con diamante anche lui se ne deve falso! andare. Vabbè, già Sì, comunque me ne vabbè. sto andando, Portalo con ok? te, la borsa è di sopra, vada. Ok, Dove stai andando? lo zaino. Sto andando a prendere lo zaino per andarmene. Ah, ricordati che ti ho preparato un paio di cose da mangiare per il viaggio, Ah, ok, perfetto, ora le vengo a prendere. eh? Ok. Mamma mia, non vedo l'ora, ragazzi, non vedo l'ora. Mamma mia, non potete credere. Non sto più alla pelle. Non sto più alla pelle. Ok, vabbè, comunque. Ah no, questo è il bagno, ho sbagliato. Perché mi sono scordato addirittura il mio portatile. Che senza il mio portatile io non posso vivere, assolutamente. Vabbè, prendiamoci anche i libri. E questo. Ok, ho preso tutto. Ho messo tutto nella cartella. Ah, mamma, lo so. Tranquilla, spero che non sarai preoccupata di tutto, Beh, è la tua perché... prima volta che sei fuori così tanto. Lo so. Lo so. Vabbè, sto prendendo tutto, ma non si sa mai. Cioè, vabbè, tanto poi vai a fare la spesa. Ok. Mamma, papà, credo che sia giunto il momento. Addio, divertiti. Grazie. Lo Ciao, sai che papà. potrai sempre contare su di noi, vero? Sì, certo, ovvio. Grazie di tutto il vostro supporto.
Ma comunque ovviamente ritornerò, cioè questo non è assolutamente un addio, ci mancherebbe. Vabbè, papà. Ciao figlio, divertiti. Grazie mamma. Comunque vai alla grande con la cucina, mamma. Quindi non grazie perdere mille. la tua speranza. Continuerò. Divina. Ne farò tanti a tuo padre. Ok. Ciao. Ti saluto. Bene. Ciao papà. Non piangerò, promesso. Va bene. Dai caro. Ti muovi. Ah, un attimo. Mio Dio. Un attimo. Ma dov'è che l'hai presa sta macchina tu poi? Non so nemmeno come si guida. Come non so nemmeno come si guida? Tu che dici, Shark? Tutto a posto? Tutto a posto, sì sì. Contento sì. Che andiamo a fare finalmente. Sì. Vabbè, anche perché tu ne hai un po' di esperienza essendo che sei stato bocciato. Sì. No. Come no? Non sei stato bocciato. Sto al secondo anno, coglione. Ah, stai al secondo anno, vero, scusa. Ogni volta ti giuro, cerco sempre di aggiustarmi, ma non riesco mai. Cioè, perché ogni volta tipo ti confondo sempre con un altro mio amico che è stato bocciato. E quindi si va all'aeroporto, sei contento? Oh, sì. Già, finalmente. Ma ti giuro, io ero sempre connesso a quel cavolo di computer, che tra l'altro mi sto portando anche. Vedevo sempre il sito con tutte le circolari, anche voi facevate questo. Ah sì, sì, dalla mattina alla sera, sempre lì. Mamma mia, si vede degli occhi che hai, mio Dio. Ok, raga. Domanda. Ma l'aeroporto dov'è? Aspetta che vedo sul telefono, in teoria c'è il navigatore. Vai sempre dritto. Alla prossima, giri a destra. Signore e signori, benvenuti su Like Air Line. Prestate attenzione alla guida e alle procedure di sicurezza di questo aeromobile. Su ogni posto è dotato di una cintura di sicurezza che deve essere indossata per la vostra sicurezza. Vi invitiamo a tenerle tali per tutto il tempo in cui siete seduti. Se persiste un'emergenza, vi preghiamo di rimanere seduti ai vostri posti con la cintura di sicurezza. Grazie. Ehi! Tu sei Meg? Oddio, ciao, Shark! Ma da quanto tempo? È da tantissimo! Saranno dalle medie. Ma sì, è tantissimo tempo, come va? Molto bene, te che ci fai qui? Sto andando al college. Lo sai, sì. Anch'io. Loro sono Sense e Spricer. Sono dei miei amici che stanno facendo il primo corso, quindi... Ah. Ciao ragazzi, ciao Meg. Di conoscervi. Piacere anche a me. Comunque, questo viaggio mi sa che durerà ancora un po'. Sì. Ti state annoiando? Un pochino. Oi, devo andare. Ah, devo andare. Raga. Dove stai andando? No, raga, devo andare un attimo in bagno perché vi giuro, sto esplodendo. Guarda, sta. Va sempre dritto e... Ah, ok, sì. Ah, sì, il bagno. Oh, Gesù. Ah. Bella questa vista. Certo, si vede l'ala, però non si vede proprio nulla. Ah, laviamoci le mani. Ah, cavolo, ma c'è il rubinetto scrauso, ma non funziona, ma vabbè, comunque. No, si è messa a piovere. Mio Dio, speriamo di non incappare in nessun temporale, perché io all'università ci voglio andare subito. Vabbè, comunque. Guarda che belli questi acquari. Wow, belli. Vabbè, comunque. Andiamo qua. Oh, raga, avete visto che si è messa a piovere? Sì, eppure non ho cantato. Sì, certo. Ma quanto manca tipo ad arrivare? Voi lo sapete? Siamo appena 40 partiti. Minuti. Oh, Gesù, 40 minuti a non fare nulla. Perché tra l'altro ci siamo presi anche la compagnia che non ha neanche i monitor davanti e dietro i sedili. Infatti io ho portato la Wii, però non la posso utilizzare. La utilizzerai dopo, va. Aspettiamo altri 40 cazzo di minuti. Oh, Sbri! Siamo arrivati, Sbri! Siamo arrivati! Sì! Davvero? Oh mio Dio, non ci credo! Oh mio Dio, Craft Universe! Fermo, fermo! Buonasera, ragazzi! Buonasera! Buongiorno! Potete darmi nominativi, per favore? Sì, io sono Sbricer San Filippo. Ah, oh, sei del primo anno! Benvenuto! Grazie! Poi la ragazza di fianco a te? Io sono Meg Sirena. Meg Sirena... Quando è che ti sei iscritta perché non ti vedo nel database? Quest'estate? Ah sì, sei ancora in attesa, ma ti devono accettare, ma hanno inviato la mail prima, scusa, ok, perfetto. Il ragazzo? Mi chiamo Shax, scusini, e faccio il secondo anno. Ok, sì, perfetto, Shax, ci sei? E il pilota qua, il nostro amico?
No sense, man. Credo di fare il primo anno. Cosa c'è da ridere? Preser ti picchio. No, no, non sono io, è Shark che ride. No, perché dai la colpa a me? È Giusy. Cosa? Io sto ridendo adesso. Ok. Ah, ok. Ci scusi. Okay, registro anche te, non senso. Perfetto. Davvero? Potete andare, ragazzi. Che figo. Ah, ok. Scusi, ma l'acceleratore è destra o sinistra? È quello al centro. Ah, questa era la retromata. Ok, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. Oddio, stranissimo. Iniziamo bene. Ehi, hey Meg, ma che interno sei te? Fammi controllare. Sono il 15. Esprima, ma per caso... Ah, sì, dai, vediamo. Tira. Giusto, mi pare giusto, allora. Modulo di registrazione. Nomi Sharks, Sbrizzer, Innocence. Distretto rosso, appartamento 15. Terzo piano, distanza. Ma che ci fa una mucca qua in mezzo? Che mucca strana. Non investiamo gli animali. Fanno una causa poi. Quindi, raga, Meg, tu sei insieme a noi? A quanto pare. Vabbè. Ma aspetta, forse non credo. Oh, c'è il penitenziario. Non è il penitenziario, quello... Yeah. Dove vai? No, la macchina. Scusi. Comunque, non è penitenziario, sarà una sorta di parquet. Oh mio Dio, raga! L'università! Che bella! Il penitenziario, no? Fantastica! So che la vedo male da lontano, però bellissima! No, 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 non devi andare all'università, dobbiamo andare a casa! Lui non sa guidare adesso la macchina, ragazzi. Chi è che gli ha dato la patente? Hey, io sapevo che l'avevi trovata nei Pringles. No, quella era quella vecchia del motorino. Ah, ecco. Ah, vabbè. Quindi aspetta, aspetta, 15. 15, dov'è il 15? Vai avanti, vediamo questo. Questo è il 16, il prossimo dovrebbe essere, boh. È quello di fronte. Ah, è l'altro, dall'altra parte, sinistra. Però come facciamo ad andare dall'altra parte, raga? Ragazzi, non guardate cosa sto facendo. Oh, oh, ok. Se ti vedono, se ti vedono. Finché non... Oddio. Silenzio, stanno tutti dormendo. Cazzo. Parcheggia. Così, va bene. Vabbè, tanto, sì. Due corsie. Sì, vabbè, vabbè. Credo di sì. Oddio, ma che macchina hai? Ma che problemi ha la tua macchina? Ma poi la puoi spegnere? No. Ah, ok. Spegniti. Ah, tu la picchi. E la rompe per spegnerla. Se la mette in tasca, mi pare giusto. Ma hai la macchina usa e getta. Ah, ecco. Ah, ok, a posto. Ah, oddio, come profumano queste rose. Questo deve essere l'interno 15. Ma dove è andata Meg? Meg, sono una fai? Rosa profumata. Ok. No, eh. Sense, hai mollato? Scusate. No, ragazzi, vabbè, sì, dai, appunto, asciugati il culetto nell'acqua. Ragazzi, c'è un problema. Cosa c'è? È lo stesso tizio del... Te sei tutto fatto, oh, non mio... è lo stesso tizio, dai. Salve. Non ha gli stessi occhiali, non ha la stessa maglia. Delle grazie. Ho delle chiavi. Ok, sì, però questo non parla. Ma il problema, noi ci accomodiamo. Ma... Buonanotte. Ehi, ma non parla. Raga, è un manichino. Pare. Ok, si va bene. Il culo sopra il coso. No, 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 non farlo, no, non farlo. Non farlo. Evitiamo. Vabbè, qua c'è l'ascensore, ragazzi. Sì. Aspetta che, aspettate che la chiamo. Ecco, dovrebbe arrivare adesso. Ascensore. Ragazzi, io faccio a piedi che io sono claustrofobico e non mi fido di ascensori. Ok. Ho paura di spazi chiusi. Ah, ok. Vabbè. Pensavo avessi paura dei castori. Ma l'università, bene. Scusate, sono uno più intelligente io. Guardate voi, non è un problema. Va bene, Shark, ti aspettiamo al secondo piano, Shark. Cioè, al terzo, volevo dire. Io questo, okay, questo tizio, chiudendo la porta davanti, mi fa paura. Poi vabbè. Raga, mettete il piano 3. Piano 3. Oddio, non c'entriamo tutti però qua. Ok, va bene. Ragazzi, dai, raga, saltate. Ragazzi, cioè, c'è un problema. Oddio! Ma quello qua sotto... Shark, hai visto anche tu? Sì, aiutatemi, per favore. Sali su subito, Shark, sali su subito. Ma è lo stesso. Ma sarà il fratello gemello del gemello. Arrampicati. Ma quanti gemelli ci sono qua? Tutti gli stessi sono? Ah, saranno tre. Ma poi soprattutto, che cosa ci fa là seduto? Non nascono a coppia di tre gemelli. Ehi, scusi, ma ci conosciamo? Ragazzi, andiamo nelle nostre camere che mi sto prendendo di paura. A quanto pare, Meg, io e te siamo insieme. Davvero? Sì. Psst, Shark. Ah. Shark. Sense, sì, vero. Ah, vero, siamo insieme. Vabbè, comunque Shark non fare cose sbagliato. Shark non fare cose sconce a Meg, va bene? Assolutamente.
È bello questo arredamento. Ok. Ah, ecco. Ma perché sei... Ma è diventato un tappeto. Perché? Dai. Sono ragazzi. Sì, vabbè, dormiamo insieme, dai. Questa è la nostra stanza, comunque. Ti spiego innanzitutto come è fatto il tuo... La tua stanza con No Sense, vi spiego, io sono del secondo anno, già so come funziona. Ah, giusto, giusto, aspetta. Sì, sì, giusto. Allora, le chiavi le avete? Sì, ok. Sì. Allora, come sempre, il Vitto vi regala una bellissima cucina che potete fare 3 pasti al giorno. Che figo. Fornita di qualsiasi cosa e con un frigo di ultima generazione. Poi potete trovare l'area di lavoro dove è composta da 2 computer, un telefono e, della... e dei libri e dei fogli. Ogni volta devo spiegarlo. Poi è composta di un divano molto bello. Vabbè, Shark, non c'è bisogno di farci da, da cicerone qua, perché si capisce quello che vediamo. Qua è un bagno. Ok. Ma va. Qua è un bagno. Cosa fai? A quanto... Ecco quello, no, cosa dovevi sganciare, no, Senso, che schifo. Vattene, roba per maschio. Oh, Gesù. Mi lavo le mani. Vi devo dire una cosa molto importante che non tutti sanno. Allora, si sale da qua e trovate i 2 letti. E infatti mi stavo chiedendo dove dormivo. Appunto, anche io, ma c'è un soppalco. C'è una, per così dire, sala, attività, divertimento. Sì, vado, vado. Ecco il mio letto. Possiamo... Non è questo il tuo letto, questo è, sì, è il dama, questo. Ah, ragazzi, date da mangiare i pesci che possono morire. Ah, ma tu sai giocare a dama, senso? Quello che si gioca con... quello lì, insomma. Sì, ci sai giocare. Quello che... Sì. Io e Meg dobbiamo andare, quindi. Ok, va bene. Si è fatta una certa ora, quindi. Ragazzi, buonanotte. Sì, grazie anche a voi, vi dovete divertire. Non fate casino che c'è, passa sempre il guardiano qui e controlla. Fatelo tutto voi due, casino. Ah, passa il guardiano. Penso di no, anche perché dopo 4 anni non è che... Va bene. Ci dobbiamo dire da molte cose, quindi. Sì. Va bene. Ah, che bello. E questa è la nuova vita, cioè la nuova vita all'università, dopo tutti questi anni di studi. Ok, beh, spero che mi diverto con questi nuovi amici, c'è anche una femmina, spero che Shark non la stupri il prima possibile. No, non è possibile. Sense, vabbè, tu stai dormendo già. Ok, va bene. Mi chiedo cosa stiano facendo Shark e Mac, vabbè. Comunque, buonanotte, caro Spreezer. Domani ti aspetterò. Ragazzi! Vabbè, questo di che c'è una puzza qui dentro, madonna! Apite le finestre! Ti dormi seduto, te? Le finestre sono già aperte. Come dormi? Io dormo sdraiato. Come dormi sdraiato? Non si dorme a terra, non nel letto. Ero sul letto, poi fatti i denti mi ha spinto di sotto. Raga, ma perché vi... Ah, vero, dai, adesso mi faccio di scuola, zocca. No, raga, scusate, mi sono eccitatissimo. Raga, aspettateci voi sotto. Io non so se ci laviamo, cioè, ma voglio dire, tu ti devi lavare. Ma come siete entrati in camera nostra? Io ho le chiavi di tutte le stanze, tranquillo. Andate, aspettateci sotto. Sì, andiamo qua in sala. Spero di non sentire più la vostra puzza. Oh, ok. Nel senso, sì, okay. Già è tardi. Muovi. Va bene, dai, ragazzi. Nel senso, ovviamente, aspetta qua. Che ne so, perditi qualcosa. Sì, intanto sì, mi lavo. Faccio presto. Ah, che bella questa doccia. Questa passacata a bagno. Che poi dovremmo aggiungere una doccia qua a fianco. Così almeno ve ne andiamo molto più moderni. Senso, ci sei là? Ci sei aspetta. Vero, giusto. Ma là certo, dentro. Certo, sono sul divano a gustarmi Boeing. Ah, che falle. Che falle. Ok. Metti? Un attimo, mi sto lavando le mani. Ok, perfetto. Fammi cagare. Ok, Sense, puoi andare. A fare cosa? A lavarti, che fare cosa? Ah, sì, a lavarmi. Hai finito? Sì. Avete fatto? Ok, perfetto. Sì, è stato molto... Non puzzate più, dai. Ma che è sta puzza, oh? Eppure mi sono lavato, dillo, Sbrider. Sì, ragazzi, hai lavato, dai, andiamo, sbrighiamoci, se no facciamo tardi. Aspetta, ma questo qua ancora che sta qua a fare? Ciao, buongiorno, il caffè non dove dice... si prende? Ah, è vero, giusto. Sense, per favore, Sense! Il mio nuovo amico. Mi sono fregati la macchina. Ah, tranquilla, tranquilla. E ciù!
Ecco. Ah, ah, ok. Grande. Perfetto. Ma quando una macchina. Non farti domande, è stato un posto okay, molto scuro. Madonna, che sono assustatissimo, che bello, che bello. Ma voi non siete eccitati? Sì, proprio. Ma non siete pronti a oh cazzo. Ma ci sono. Ah, non è una lepre. Ma raga, oh, oh bro, ci sei? Io, poverino. Ma mi arrestano? Sei buttato sotto uno. Ma che razza di squinternati siete voi? Ma chi ve l'ha data la patente? Ma chi era? Il signore delle Pringles me l'ha data. Ma voi state scherzando? Ma io adesso chiamo subito mio padre. Ma adesso vi faccio vedere cosa vi... Ma quello sarebbe un telefono. Che bello che è, tutto colorato. Io chiamo subito mio padre e vi faccio passare il peggio guai della vostra vita. Non avete capito? No. Allora, facciamo una cosa. Facciamo una cosa. Per scusarci di tutto questo, oltre a comprarti qualcosa al negozio, che ci siamo, ci andiamo, ti diamo passaggio. E voi mi dovreste comprare qualcosa, ma voi avete capito quanti soldi io abbia? Scusaci, non volevamo, davvero. Va bene, su questa cosa ci posso anche passare sopra, ma voi siete degli alunni dell'università come me? Ma tu che anno sei? Sono del primo anno e sono già nervoso perché ho incontrato queste persone, questi esseri. Già iniziamo col piede storto, anzi con la caviglia storta, dato che sono stato appena investito, ma va bene, ci possiamo passare sopra. Lasci posteggiata qua la macchina. Lasciala qua la macchina, okay. Tanto è inutile. Certo. L'hai rotta. Esatto, perché è anche un problema di base. Sto al bar. Ah, no, vabbè, che figo. Ma do, raga, vendono le Doritos e le patate di San Carlo. C'è Mr. Baffo. Oh mio Dio, ciao, che bello. C'è di nuovo lui, ragazzi. Buongiorno. Ma raga, ma non l'avevamo... Scusi, ma lei non è lo stesso che c'era davanti al portone? No, quello era mio zio. Ah, siete tipo la famiglia dei Baffi. Ma che odore c'è qua dentro? C'è proprio odore di lerciume. Forse è il caso che vi aspetto fuori. No sense. Cavolo, ma ha cagato il gatto qua sopra, scusa. Sense, hai mollato. Un mini market in teoria? Ma stiamo scherzando, le baguette, guarda, le tengono per terra, le baguette, ma che igiene è questo? Ah, se tutto questo lo sapesse mio padre. Beh, raga, io ora che ci ho pensato non ho soldi con me, quindi è inutile rientrare in questo market. Guarda, io spero soltanto che non capiterò in classe con voi. E se dovessi capitare in classe con voi... Ciao. Cercherò di adattarmi, ecco. Arrivederci, grazie di tutto. Alla niente, prossima. Figuratevi, ciao, ciao ragazzi, Mr. alla Buffo. Prossima. Arrivederci e si ricorda di salutare mio padre. Va bene, lo farò. Sì, tutto, anche se non ci ha dato nulla, però va bene. Ok, raga, rimanete seri, mi raccomando, composti, perché questo è il primo giorno di scuola e quindi è... Tu sei serio? Tu chiedi a me di essere composto? Ma tu sai le mie origini? Sì. No, però vabbè, comunque avete capito, raga. Qui penso che io e te facciamo grande amicizia, perché lo sospetto tanto. Se sarai alquanto gentile nei miei confronti, beh, potremmo andare d'accordo. Oh mio Dio, raga, che... Wow. Beh, ragazzi, sì. Zitti tutti perché saranno già in classe, siamo in ritardo. Beh, spieghiamoci, siamo in ritardo. Vai, Mirko. Mi scappa la pipì. Qualcuno sa dove è il bagno? Vieni, dai, ti accompagno. Cioè, non entrare in quello delle tende, mi raccomando. Dai, Sense, porca puttana. Ma siamo in ritardo e voi chiedete del bagno? Ma sbrigati, sei andato in bagno. Dai, sbrigati. Sì, ma non so qual è, quello con la gonnella o con l'omino. Con l'omino. No, è andato, vabbè, lasciamolo stare. Ho già la figura di me, raga. Dai, entriamo noi. La stanza è la prima dopo il bar, a destra. Ok, va bene. Buongiorno. Buongiorno. Pensavo non arrivaste più. È qui la festa? Il mio corso non è mai stato uno dei più seguiti. E noto che voi siete del primo anno, giusto? Sì, esatto. Ah, della bella carne fresca. Benvenuti. Signor No Sense, la prego, si sieda decentemente. Grazie. Sì. Siamo in un'aula. Possiamo iniziare? Direi di sì, anche perché siete in ritardo. Io ho già il libro sul banco. Anch'io. Va benissimo. Quel libro le servirà poco, anche perché all'esame il mio 30 lode difficilmente Sense, viene raggiunto. Levala qui, Sense. Lei è sicuro? Allora ragazzi, siamo oggi qui la Wii? E chi è che sta giocando? Ho sentito Wii. Ragazzi, siamo in un'università. Non permettetevi. Se volete perdere tempo potete andare fuori. Grazie. Ci scusi, ma lei si chiama? Io sono il professor James per il corso di fisica. Fisica 1. Ah, ok. E come potete notare dalla poca gente che c'è qui, il mio corso non è semplice, ragazzi. Quindi se venite, ci tengo che siate attenti. Ok? Certo. Gentilmente, facciamo un piccolo appello anche perché siamo pochi e mi piacerebbe un attimino conoscervi meglio. Lei? Certo.
Chi è, signorino? Io mi chiamo Sbraiser. È rilevante, grazie, è rilevante. Lei, scusi? Io sono il signorino Zerk e ho frequentato una delle più prestigiose scuole dei... Se il nome di suo padre non mi è nuovo, signor Zerk. Davvero? Sicuramente sarà un alunno promettente, mi fa piacere, mi certo, fa piacere. Certo, sono uno studente modello. Già l'avevo notato dal libro sul banco prima di tutti gli altri. Ecco. Lei, signore, come si chiama? Mi chiamo Shark e niente, provengo da casa mia. Ah, e... non mi interessa. Ma io lei... sono il pianoforte. Lei, il pianoforte, siamo in un corso di fisica. Cosa vuole che me ne faccia del suo corso di pianoforte? Ma compongo musica. Non mi interessa, può anche uscire per quello che mi riguarda. E lei, signore, come si chiama? Mi chiamo... No, gentilmente, sense. Stia dritto con la schiena quando parla, siamo adesso in un'aula. Oh, l'ultima nostra alunna. Lei, signorina? Salve, io sono Meg. Ah, vedo che è l'unica ragazza del corso. Bene, bene, bene. Signor Monte, ci sarei anch'io, sa? Oh, salve. Salve, noi... Faccia nuova? Sì, al corso mio sì. Sì. Ed è il primo anno anche lei, sì, giusto? Sì, certo. Ok, direi che è il caso di iniziare. Prendete il vostro libro. Ma che nello sesto corso. Signorina, gentilmente, gli schiamazzi lì in fondo, nell'angolino. Sì, 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 tranquillo. Potrei parlare a raffica oggi. Qual è il suo nome, gentilmente? Isabel Zanato. Ah, che bel okay. nome. Gentilmente, stia in silenzio, stiamo per iniziare la lezione. Perché dovrei stare in silenzio? E anche ora. Mi sto già annoiando. Signorina, gentilmente, siamo in un'università. Se vuole fare casino, vada fuori. Sono alunni che vogliono studiare. Ha fatto sempre casino nell'università, veda lei. Quali casini? Dovrei raccontare molte cose, lo so, di lei. Potrei benissimo farla licenziare. Ma come si permette? Le questioni private vanno gestite fuori dall'università. Le questioni private? Lei le questioni private le ha già portate tra queste mura, mi dispiace. Guardi, io potrei benissimo non mi costringa a chiamare il rettore, gentilmente. Lo chiami, con comodo. Io sono qua, sono apposta per lei. Ma perché, ma... Non mi ho detto, non mi costringa, per favore, sì. Basta. Dai, iniziamo, su. No, ragazzi... la porta! Oddio! No. Chi sta entrando di là? Cosa? C'è qualcuno! Dov'è? C'è dov'è? Un ladro! Dov'è? Sei scappato! Ma dove è andato? Ma cosa? Ma voi fidate di questo è? Professore qua? Ma è fatto, cioè, ma per caso? Che classe? Ma che serietà è questa? Ma io sono veramente allibito da questa cosa, ma avete visto anche voi? Ma che zona è questa? Ma sarei fuori dalla questa classe. Sarebbe, questa sarebbe la serietà di questa università? Ma che cazzo? Avete visto l'uscita di scena di quel professore? Ma sì, ma appena... Faceva tanto il serio e poi se n'è andato via in questo modo. Ma state scherzando? Certo, fisica non la faccio più mai in vita mia. Ma poi una cosa strana, ma che ci faceva una TNT qua in mezzo? Ah, infatti me lo chiedo anch'io, cioè nel senso, la TNT è comunque un materiale molto pericoloso che dovrebbe stare lontano dagli alunni, o sbaglio? Appunto, ma soprattutto perché ce l'avevo così tanto con la ragazza là, come si chiamava? Infatti, Isabel. Ma dov'è? Dov'è andato senza Isabel? Ma ve la ricordate la frase di quella ragazza? Si chiamava Isabel, giusto? Sì, si chiamava Isabel. Sì, ha detto le questioni personali. Sono già entrate tra queste mura. Ma cosa intendeva con questo? Ciao Isabel. Ciao. Ancora qui siete. Ma non vi siete già stufate di questa università veramente? No, ma cosa è successo in classe? Diciamo che non sono fatti vostri e non dovrei dirli a voi. Comunque non fidatevi di quel professore. Ve lo dico per esperienza. No, perché sai, un professore che nasconda la TNT a fianco al proprio muro. Ah, infatti, cioè, nel senso... Ah, di questo non ero a conoscenza neanch'io. Infatti non mi sorprende. Però c'ha tanti assi nella manica quel professore. E non solo quello. Ah, ok. Beh, allora, è una mappa tipo Skyblock, che però non è Skyblock, è un po' più semplice. E si basa su un'isoletta. Va bene, ragazzi, io vado in bagno, va bene? Perché me la sto tenendo fin troppo. Beh, dove è il bagno? Ti accompagno? No, non lo so, Shark, dove è il bagno? L'hai fatto vedere a Sense. Perché Sense? Vabbè. Ok. Ok, devo assolutamente fare la pipì. Che per caso non l'ho fatta. Ok, va bene. Laviamoci le mani. Ah! Perché è tutto buio? Oh, ma che cazzo? No, ma... Ma chi era quel tizio? Ma... Ok, qua dentro c'è qualcosa di strano e non è la prima volta che lo vedo. Almeno credo. Ciao Sbraiser, tu sei il ragazzo del mio corso, giusto? Sì, sono... Sì, quello che mi ha investito stamattina, ma ho sentito delle urla prima, ma non sono stato io, però... Vabbè, sì, dicevi? Sì, ho sentito delle urla, tipo, ma... Devo preoccuparmi?
No, 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 tranquillo, Ok, va bene, no perché... Lascia stare, no, non è che io ho tipo degli scatti a volte, cose da niente, guarda, lascia stare. Ok, madonna. Oh, è suonata, ma dobbiamo andare a mangiare. Oh. Ma, senti, che fai? La scivola d'acqua. Ah, io non lo so. Beh, sei solito, ma poi non ti bagni i vestiti. Santo senso, quando è che cresci? Stai all'università, non stai in un parco giochi, non hai 3 anni. Vabbè, io non ho parole. Un'estate alla pesca, grazie. E non mi faccia aspettare come al solito. Aspetta, mi sa che non ho le... Ho San Benedetto alla pesca, ma è lo stesso. Guarda caso, in questa scuola non c'è mai niente di buono. Mi passi, va. Isabel, giusto? Sì. Tu chi sei? Io sono Zerk. Intanto io sono Zerk. Un pacchetto di patatine. Ma ti sembrano normali questi ragazzi? Io purtroppo provengo da un ambiente totalmente diverso e li trovo alquanto strani, ecco. Ah, finalmente qualcuno che la pensa come me. Sì, ma se non sbaglio, cioè nel senso, ti hanno già affidato per caso un condominio nel quale stare? Non lo so, oggi dovrei andare a parlare con... il tizio del condominio, adesso non so, non me ne sinceramente neanche io so dove mi hanno allocato. Magari ci andiamo insieme più tardi, ok? Ok, grazie. Perfetto. Va bene. A più tardi. A più tardi. Ciao Zerk. Raga, andiamo a mangiare? Sì, ok. Volevo invitare anche Isabel, essendo che io sì, ho un posto bello per venire per andare a mangiare, un posto dove nessuno conosce chi già, sto da qua da molto tempo, lo sa. Ah, okay, quindi... Vabbè, tu sei quello bocciato qua, va bene, dai, grazie, andiamo. Grazie, sì, bravo. Guarda, Isabella, là. Vai a chiedere. Ah, ok, lo chiedo io. Sì, chiediglielo tu. Isabella. Ciao. Non è che tipo vorresti mangiare insieme a noi, sai, ti troviamo molto sole, quindi ti facciamo venire insieme, tanto per scambiare qualche chiacchiera, no? Boh, dai, effettivamente non c'è niente da fare, sennò sarei andata per i cavoli miei. Ok, perfetto. Va bene, se devo fare questo sforzo... Beh, spero che sia un posto tranquillo almeno. Ve lo dico, è abbandonato. E che non ci sia quel professore, vabbè. Sì, è già. Ah, in effetti, raga, stiamo andando proprio nella parte dove il professore è scappato. Vabbè, non credo che ci sia. Cioè, ma cos'è, una sorta di boschetto della scuola questo? Allora, infatti... questo era un punto abbandonato che non si usa più, quindi attenti alle ragnatele. Wow. Oh, che schifo. Vi dico solo che questo posto può accadere da un momento all'altro, quindi state attenti. Quindi mi dici pure che non è sicura questa zona? Sì, è infatti, un posto tranquillo, ma... dove le persone non... Ma andiamo non al centro commerciale, andiamo in infatti, qualche posto ma un po' più sicuro, in un no? luogo ma dove siamo la sicurezza... a scuola, non possiamo andare al centro commerciale, ragazzi. Va tu bene. Mi stai dicendo che non sei mai andato in marina? Vabbè, non possiamo dai marinare la scuola al primo giorno, ragazzi. Ma non importa, basta si vede sganciare che non un po' di soldi. Bene. Vabbè. Tu da te funziona così, vero? Sì, le scuole nelle quali sono andato bastava sganciare un po' di soldi. Per far passare tutto liscio. Certo. Voi non vi è mai successo? Zerk, ma quanti figli hai che parli così? Diciamo che mio padre possiede un grande patrimonio, ma io dico sempre che i soldi non fanno la felicità. Infatti sono solo, ecco, e cerco degli amici, ma... Tutta questa situazione la reputo alquanto strana, quindi devo ancora abituarmi, ecco. Ma tranquillo, tranquillo. Con noi ti troverai alla perfezione. Va tanto, bene. Tu mi stai molto simpatico, Sbraiser. Credo che noi due faremo amicizia, però piano piano vorrei farla anche con gli altri, ma prima di tutto mi hai colpito te molto, soprattutto per la tua serietà rispetto a... No, Sense. Penso, che succede? Perché ecco. Ho trovato un amico. Proprio di questo stavo parlando, Sbraiser. Oh, sì, sì, ti capisco. Sì. Vabbè, fra la TNT e quella che si arrabbia con il professore, anche... maiale sì, è caduto piccolo, è caduto da piccolo. Io non capisco chi puzza di più. Ah, che buone le patatine San Carlo. Sono d'accordo. Meglio le Doritos. Io non ho preso nulla da mangiare perché mi aspettavo qualcun altro, onestamente. Credo che sia in ritardo. Come si è ma chi aspetti, scusami. Ecco, è arrivato, ecco. Salve, salve. Lei è il maggiordomo inviato da mio padre, giusto? Sì, io essere il maggiordomo. Ecco, a quanto pare proveniente dall'Asia, se non sbaglio. Sì, io provengo dall'Asia. Ok, quindi per i pagamenti ha già pensato mio padre, giusto? Sì, sì, siamo tutto a posto con pagamenti. Okay, ha portato ciò che le avevo chiesto? Dammi la carota. Sì, è proprio i lineamenti dell'Asia, questo maggiordomo. Chirurgia estetica, l'ho plecato.
Cosa tu ridere? Cosa tu prendi il cibo cinese? Aspetta, sì, dov'è il mio cibo che ho ordinato? Eccolo qua, cibo SL. Ecco, si muova, ecco, un po' di serietà. Oddio, ecco, ma che cazzo? Ma una cena ti ha dato, non un chill merenda. I miei amici hanno fame, quindi dobbiamo mangiare. Aiuto! Ecco, oh, raga, a me piace di essere amico di questo qua. Se va bene, scusi, me ne vado, arrivederci. Bene, è stato pagato, bene, vado via. Ma fluttua anche, cioè. Allora è vero che i giapponesi sono davvero così strani? Vabbè. Adesso abbiamo il cibo, ho preso davvero tanto cibo per voi, perché comunque voglio che vi riempiate, ecco, e... quindi grazie. Se volete potete vi posso offrire ciò che ho preso. Ragazzi, io che direi, io spero che ci divertiremo un casino in questa università, avremo diverse avventure e poche sventure, essendo che già ne sto avendo. No, cioè volevo dire, vabbè, che dire, spero che ci divertiremo, punto e basta. Ragazzi, io volevo dirvi che comunque vi ho perdonato per il fatto dell'incidente. Devo dire che siete davvero molto simpatici, quindi beh, quindi non mi denunci? No, non ti denuncio, tranquillo. Questo è quello che offro per voi. Ecco qua. Oddio, sì, sushi! Oh, grazie. Sì, però non ne sto prendendo. Oddio, quanto sono il sushi. Bene. Ma è già finito. Ragazzi, però devo dirvi una cosa. Cioè, sì. Non è che vi sto confessando, ma per lo più ve lo sto raccontando, perché è davvero strana la situazione. Punto, che vai dritto al punto. A voi vi è parso ad esempio un ragazzo con gli occhi bianchi, la tuta tipo verde acqua, una sorta di spettro? Hai visto Herobrine? Herobrine? Chi è Herobrine? Voi non sapete niente di questa leggenda, immaginavo. No, narraci. No, non lo so. È una storia abbastanza lunga, è un po' il mito della scuola, una leggenda. Non l'ha mai visto nessuno, strano che te sia stato a contatto con Herobrine. Non so molto, è dall'anno scorso che me l'hanno raccontata, anch'io l'ho presa un po' sullo scherzare, perché non credevo che veramente ci fosse un'entità malvagia. Poi in questa scuola è tutto così noioso, figuriamoci. Quando hai urlato tu, Spryzer, quando eri in bagno, in bagno l'hai incontrato? No, perché io ho sentito delle urla prima. L'hai incontrato in bagno? Sinceramente... Oddio, la mente, scusatemi ragazzi, mi fa male la testa. Cacca. Tutto bene? Aspettate, lasciatelo da solo, non vorrei che invadissimo la sua privacy, ecco. No, no, scusatemi, no, a forza di pensarci mi ha fatto male la testa. Forse sei stato un po' scosso. È normale, nessuno l'ha mai incontrato. Ragazzi, la finestra. Cosa? La finestra, quale finestra? Quella là sotto. Oh mio Dio. Buongiorno. Allora, che indecisione la prima mattina scegliere i vestiti. Questa direi proprio no, cioè no, questa roba così rosa, no. Non lo so, mi metto questo maglione qua, ma è un po' bruttino, non ha senso. Oppure questa, che indecisione però. Che bel pezzo di manzo. Tirati. Ma che cavolo è? Dio mio, ma guardate questo scemo. Dopo gliene dico 4, va. Ehi, allora sbria. Mentre che aspettiamo gli altri, hai portato tutto? Sì, dovrei aver preso tutto. Aspetta, vediamo, controlliamo. Ti ricordo che oggi abbiamo educazione fisica. L'acqua l'hai presa? Fammi vedere. Ah, sì, ok, sì, l'acqua ce l'ho. Ok, no, però è meglio se non me la bevo adesso, perché sennò poi non l'ho più. Le scarpe le hai prese? Certo, Shark, sennò come esco da qua? Con piedi nudi, Shark. Io intendevo quelle di ricambio. Sì, ce l'ho, sì, giusto. Sì, quelle ce l'ho. E la merenda? La merenda, sì, dovrei... Sense! Oddio, ragazzi, è stato bellissimo. Ma che cavolo ci facevi là? Oh. Non dirmi che... No, c'era una bellissima coniglietta che poi è scappata e... Ed aveva delle belle bocce. Che cosa? Ha 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 ha
ma Shark è già sceso? Non mi ha detto nulla. Ehi, hey Meg. Ehi, hey, buongiorno Isabel. Gli altri sono giù, tu hai finito? Sì, sì, ho finito. Ti vedo diversa, hai cambiato look? Eh sì, quello straccio l'ho buttato. Con questo mi sento più a mio agio. Che caruccio che sei, ti vedo bene. Oh, grazie, quanto sei gentile. Oh, ma quanto ci mettono queste qua, mio Dio. Ste femmine, oh. Ma stiamo aspettando... Stiamo scendendo pervertiti. Ehi, ma intanto tu vattene dal nostro appartamento, ok? Da 3 giorni che ci conosci, che voglio dire. Già sei nel nostro appartamento. Ma che... Quella donna è una babbana. Ah, finalmente, eccola, madonna. Che avete fatto? Buongiornissima! Caffè! E questa invece è per prima. Aia! Allora ragazze, possiamo andare? Avete fatto tutte le vostre cose per cui tutti i maschi del mondo aspettano le vostre cosucce? Ma vaffanculo. Sì, possiamo andare. Ah raga, ma manca cosa? Zerk. Zerk oggi è uscito prima, non va a scuola, ha delle cose da fare, non so di preciso. Tant'è che ha lasciato la macchina qua, quindi credo sia andato a piedi. Allora rubiamola. Cosa? La macchina. Cosa? Certo che brutti gusti, Sense. Io mi chiedo ancora perché guida lui. Ehi! Ci piacerebbe una volta arrivare presto, vero? Sì. Di nuovo. Ma voi non le avete le tute? A me non ho detto nulla. Perché bisogna ritirarle? Non so, io userò quella di mia sorella che tempo fa ha frequentato questa scuola, quindi credo di sì. Ah, quindi dovremmo andarla a ritirare. Ma scusatemi, ma dov'è la palestra? Di qua, venite. Ok, ah, meglio che ci sbrighiamo. Okay. Aspettami. Cazzo. Ah, ma è qua la palestra? Ah, ma io pensavo fosse all'aperto. Ah, raga, è qua il professore di fisica. È laggiù, guardate. Oddio. Sì, lui insegna parkour come di superare diversi ostacoli, mi pare. Non credete che possa dare noia il fatto che non abbiamo le tute, il prof ci metta il treno, non voglio andare a casa, non voglio andare a porto. No, capirà che è la prima volta in palestra. Come vi permettete di non portare tutti in palestra? Devo fare una nota disciplinare per non aver rispettato il regolamento d'istituto. No, mi levo la PlayStation, però. No. Ma che dite? Io ce l'ho. Dio, Isabel, ma la tua tata di tua sorella ti sta benissimo. Wow, ma è molto bella. Isabel. Non si danno le spalle al professore. Allora, facciamo un po' di riscaldamento. Salite su quella rampa, uno per uno, e completato il percorso. Alla faccia del riscaldamento. Wow, che bello. Professore, mi scusi, ma è norma questa struttura? Sì, assolutamente. Forza, incominciate. Ok, devo farmi vedere figo da Isabel. Madonna che gno. Volevo dire, ok, forza Fraser, forza. Professore, voglio incominciare io! Esatto, proprio tu che non hai la tuta e mi hai dato le spalle. Completalo. Cavolo, questo professore è simpaticissimo. Vai, Spree, siamo tutti con te. Sì, vai, Spree. Ok, salto qua. Ok, perfetto, qui. Perfetto. E adesso! Una bella rincorsa e via. Ma qua non c'è nessuna rincorsa! Sì, invece. Tranquillo, Spree, che sono a norma. Penso. Taci tu! Vai all'uno di cui non conosco il nome. 3, 2, 1. Ah! Sì! Ci sono riuscito! Grande Spree, ci sei riuscito! Bravissimo! Wow, sei agilissimo, Spree! E vai! Avanti un altro! Facciamo te, signorinella! Io soffro di vertigini, non posso fare questa cosa, no? Ma cosa dice? Questo è semplice! Ci provo? Dai, Isabel, dai! Su via, Isabel, basta che prendi un po' di rincorsa, perché quelle rampe sono semplici. Ok, mi fido, va bene. Vai. Ok, ce l'ho fatta. Mi viene da vomitare. Signorinella, non deve aver paura, salti con calma. Come ti ho detto, Isabel! Ok. Conto io. Allora, sei pronta? Al mio 3 salti, ok? 1 5 2 3 Isabel! Sollevatela piano.
Fa malissimo. Ti aiuto. Ragazzo, portala te nelle spogliatoie a curarla. Sì, signor, sì. Vieni, ti aiuto? Fa malissimo. Sì, aiutami. Ragazzi, di qua. Io ho aperto la porta. Ok, Isabel, piano. Senta alla porta. Ok, lì c'è il kit medico. Che male. Io vi aspetto qua fuori. Appena avete fatto, ditemelo, ok? Ok, va bene. Ok, grazie. Ma mi scusi, non era norma questa struttura? Ok. A dir il vero, questo è il primo giorno che insegno in questa scuola. Non avendo chiesto una struttura precedentemente, ho usato quella che era già pronta. Certo che poteva farci fare altro, eh? Scusatemi, errori professionali. Prof, lo sa che anch'io sbaglio sempre? Ok. Fa malissimo. Tranquilla. Eccola qua. Ok, ecco la fascia. Un attimo che ti metto la fascia. Fai piano, fa male. Tranquilla, faccio subito, con calma. Hai delle mani davvero delicate, Sbri. Lo pensi davvero? Sì, però potresti togliere le mani dalla ferita. Ah, sì, scusami. Ok, grazie. Ok, ecco fatto. Ok, Isabella, ti aspetto fuori, tu intanto vestiti, va bene? Ok, grazie. Ah, finalmente. Tutto bene, Isabel? Faccio un po' fatica a camminare, però tutto sommato non è qualcosa di tanto grave. Ehi, Sense, dato che Isabel deve distendersi, non riusciamo ad entrare in macchina. Quindi accompagna me e Isabel, noi andiamo a piedi. Oh yeah, no sense, playboy. Oh! Ok ragazzi, ci vediamo. Ok, ciao. Oh, Isbri, passiamo per la foresta. Per la foresta. È un posto piacevole per passeggiare, dai. Ah, ok, va bene. Ehi, Isbri, aspetta un attimo. Cosa? Isabel, ti piace allora? Allora, ti piace, eh? Chi? Dai, si è capito. Isa, ci dai dentro, eh? Ma no, che cosa dici? Ormai ti conosco troppo bene. So quando menti. Ma smetti, ma Isabella è carina. Ho fatto centro. Secondo me anche lei è cotta di te. Speriamo, ma smettiamola di parlare di me. Tu come sei messo con la tua situazione sentimentale? Diciamo che mi sono quasi già dichiarato. Oh, e con chi? Ti prometti che non lo direi a nessuno, o io dirò a Isabel. Certo. Meg. Sense, ma te non potevi andare con gli altri? Insomma, sei un maschio, no? Madame, non posso lasciarvi sole. Il mio compito è quello di fare in modo che non vi succeda niente. Ci sappiamo difendere. Che ne dite se venite nel frattempo al mio appartamento e ci beviamo un tè? Ottima idea, mi serviva proprio. Dopo questa giornata orribile, poi. Ah, ma quindi è questo che fanno le ragazze d'oggi? Io che pensavo che ora arrivasse il divertimento. Sense, ti ho sentito. Dai, saliamo. Oh, lo sapevo! Non urlare. Perché? Ma come perché? Siamo nei giardini interni. Qui viene gente per studiare, non per sapere il nome della ragazza che ci piace. Comunque, anche tu mantieni la bocca chiusa, eh? Ah, sì. Puoi avere la mia parola. Grazie. Sei un grande amico, Sbri. Anche te, Shark, lo sai che mi fido molto. Anch'io. E per questo devo confessarti una cosa. Voglio prima vedere cosa ne pensi te e poi vedere cosa ne pensano gli altri. Lo sai che mi puoi dire tutto, eh? Ok. Allora, ti ricordi qualche giorno fa, quando Isabel ci ha parlato a proposito della tua visione, di quell'essere... Beh, anch'io ne so qualcosa. Oh mio Dio, sì, ricordo. L'anno scorso il mio coinquilino è stato assassinato. Non si sa proprio come, aveva delle ferite in tutto il corpo. Ma non sono state provocate da pugnali. L'autopsia ha voluto tenere tutto per sé. Le cose personali sono state dette soltanto ai familiari più stretti. Vorrei sapere che fine ha fatto e chi ce l'aveva così tanto con lui. E quindi pensi che è stato il tizio di cui parlava Isabel? Non so, in questa scuola succedono così tante cose strane. Potrebbe essere che sia cacciato semplicemente nei guai o, non lo so, frequentando persone sbagliate. Cavolo, ma perché dici tutto questo a me?
Vorrei raccontarlo anche agli altri. E lo dico prima a te perché tu sei stato l'unico che conosco che è stato forse a contatto con l'assassino del mio amico. Vorrei aiutarti, ma non saprei da che parte iniziare. Ora è meglio guardare avanti. Ok, ma comunque parlando siamo arrivati a destinazione. Vero, non ci avevo fatto caso. Ma che cavolo era? È Isabel. Oddio, spero che non si sia fatta male. Ragazzi, ma che succede? Che è successo? Zerk. Isabel, tranquilla. Io ho chiamato l'ambulanza. Zerk, è stato assassinato. Cosa? Non riesco a guardare. È di sopra. Io vi accompagno alle scale. Non riesco a guardare. Perché? Shark, mi dispiace, il tuo inquilino è ora Zerk. Oh mio Dio, è una scena raccapricciante. Guarda, c'è un foglio a terra. Cosa? Forse è un indizio che Zerk ci ha voluto dare per scoprire chi è il vero assassino. E proprio questo documento ci conduce a lui. Che c'è? Non posso essere intelligente ogni tanto anch'io. Sense, dai qua. Libreria centrale. Broce? Centro? Sì, ma sei sicuro di voler andarci? Ci dobbiamo scoprire cosa è successo, raga. Nel frattempo, le ragazze, insieme a Sense, è meglio che vadano nel mio appartamento. La scientifica starà per arrivare. Mega, aiuta Isabella ad uscire. Queste sono le chiavi. E voi? Vi spiegheremo dopo, meglio uscire prima che la scientifica arrivi. Io vado con le ragazze. Vi prego però, state attenti. Tranquilla. Shark, ma come entriamo? La scuola non è chiusa a quest'ora. Passiamo lateralmente. Conosco un passaggio che dà direttamente sul corridoio della libreria. Eccoci. Questo è lo scaffale. Ora dobbiamo soltanto cercare il libro centrale. Aiutami. Aspetta, Shark, forse l'ho trovato. Era dietro i libri di storia, così che nessuno lo poteva vedere. Dio, fa vedere. Ma dov'è? Dove sono? Oddio, no! Non può essere vero! Alice! 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 No! Oh, Sbree! Che ti è successo? Sbree! Sbree! Ci sei? Sbree! Shark! Ho visto... Ragazzi, dovevate avvisarci di quel foglio. Ehi, donna, vai in cucina e preparami un tè. Quindi, cosa è successo? Aprendo il libro, sono entrato in una sorta di dimensione alternativa. Come un vuoto totale. C'erano delle scale che mi facevano scendere e davanti a me c'era... C'era... Chi? Alice. Ah, io c'ho pure la videocassetta di quel film. E chi è? Chi era? Una ragazza piena d'allegria, che se n'è andata così dal nulla. Era l'ultimo giorno di scuola, mi ricordo che andavo in terza superiore. La incontravo sempre in metropolitana, scherzavamo, giocavamo, eravamo compagni di classe dalle elementari. Non è mai stata una ragazza che se la tirava, era sempre umile con tutti, e forse questo fu l'unico suo difetto. Tanto da mettergli probabilmente o qualcuno o qualcosa contro. Una mattina d'inverno non è venuta a scuola, non era sul tram, non era a casa e i suoi non ne sapevano nulla.
Il giorno dopo uguale, così continuò per una settimana. È finita sul giornale, l'hanno cercata dappertutto. Dopo una settimana il caso venne chiuso e non si era capito bene il motivo. Poi ho letto al telegiornale ed era stato ritrovato il corpo. Non so dove, non so come, ma venne considerato come un suicidio e tuttora non me ne capacito. Oh mio Dio. Ehi, Sbrie, non sai quanto mi dispiace, davvero. Oh, qua non posso essere scherzoso. Mi dispiace davvero un sacco. E quindi l'hai incontrata proprio nella dimensione? Esatto, ma aveva qualcosa di strano. I suoi occhi era vuota, come se fosse senza anima. Sai cosa mi ricorda? Herobrine. Pizza? Oh, ecco, grazie tante. Sono 8 e... Bisogna capire cosa sta succedendo. Non voglio che siano tutti in pericolo. Quella cosa si sta facendo seria. Scusate, ma... C'è scritto altro? Non mi pare. Ah, sì, cavolo! Ci sono dei numeri scritti in piccolo. 0, 2, 12. Ah, ma io non me la cavo con i numeri. Secondo me potrebbero essere delle coordinate, probabilmente dei palazzi. Ma che io sappia non è mai esistito il palazzo numero 0. In realtà, sì. Oh, ma è quello di cui avevo sentito alla TV, tanto tempo fa. Sì, quello distrutto. Distrutto? Distrutto da cosa? Venite, vi faccio vedere. Ecco. Oddio, ma che cosa è successo qua? È esploso tutto il condominio 2 anni fa. Noi non c'eravamo ancora. Ma si sa cosa è successo? Tanti dicono che un ragazzo che viveva qua ha lasciato il gas acceso. Anche se solo un appartamento è impossibile distruggere l'intera palazzina. Io penso che qualcuno l'ha fatto intenzionalmente. Vado a vedere. Cosa? Bisogna pur scoprire chi ha ucciso Zerk, no? Sì, ma non puoi andare di certo da sola. Appunto, accompagniamola. Sì, ma... Non posso entrare, oggi sono successe troppe cose e l'ultima cosa che voglio è che qualcosa mi cada in testa lì dentro. Vi ricordo anche che ho una gamba ingessata. Allora è meglio che qualcuno rimanga fuori con Isa. Rimango io, ormai sono diventato un vero galantuomo. Cosa? no, allora entro. Questa dovrebbe essere la casa dell'assassino di Zerk? In teoria non si capisce molto, è tutto distrutto. Ragazzi, credo di aver trovato qualcosa di strano. Fai vedere. Qui c'è un cassetto, è strano, è l'unica cosa intatta qua dentro, mi sembra nuovo. Ricordi i numeri 0, 2 e... 12. Qua dentro ci sono 3 cartelle, due sono vuote. Aspetta, la 12 è piena! Tira fuori! Gerard Rufford? È il diario dell'assassino! È il diario dell'assassino! Potremmo trovare tantissime cose utili! Io non scenderei a conclusioni così affrettate. Perché ci dovrebbe far trovare così facilmente il suo... Raga, guardate! C'è un bellissimo pulsante! Senso, non prenderlo! Ma che cavolo! Ci siamo tutti! Io sono qua... Ma questa non ci voleva. Isabel e Meg? Oddio, ma dove sono? Io sono qua. Hai visto Isabel? Io che l'avevo detto che dovevamo andare a casa. Ma come facevano a sapere che avevo il debole per i pulsanti? Uffa, no, i miei vestiti nuovi. Se uscite dall'acqua prima, forse non staremo qui ancora per molto. E ora dove si va? C'è solo una via. Ma c'era proprio tutta questa fretta di entrare oggi in questo palazzo? Che ne sapevo che crollava tutto e ci ritrovavamo nelle fogne? Non è colpa di Meg, è di Sans. Cosa? Ma è colpa di Sbrick che ci ha convinto? Ragazzi, non è colpa di nessuno! Se dobbiamo uscire da qua, il modo giusto e sicuro non è quello di litigare. Adesso stiamo zitti
e andiamo avanti, ok? Mi disgusto ancora di aver toccato quell'acqua. Oh no, oh mio Dio, ora tutti i batteri ti mangeranno. Cosa? Finiscila. Ragazzi, c'è un problema. Le strade si dividono. Oh cavolo, e ora come facciamo? Allora, facciamo una cosa. Sarebbe meglio dividersi. Allora, Meg va con Shark, Sbreezer viene con me e Sense da solo in questa porta. Ok, credo che potrebbe funzionare. E se siete in pericolo, urlate. Il suono si dovrebbe distribuire per tutto il condotto. Va bene, ci vediamo dopo. Ok, a dopo. Tutto ok? Niente di rotto per prima? Sì, sì, tutto a posto. Ma poi gli diciamo di quella cosa? Intendi noi due? Sì, della nostra relazione. Voglio dire, un giorno dovranno sapere che io e te stiamo insieme, no? Certo, soltanto che con tutti questi problemi la vedo molto difficile. Alla fine è importante, ma in questi giorni no. Tranquillo. Oh, grazie, Shark. Oh mio Dio, ma dove siamo capitati? E poi senti che puzza. Tranquilla, ci sono io qui con te. Grazie, Sbri. Oh, che ragazzo fantastico. Forse quasi quasi ci starei insieme. Isabella. Dimmi. Sai, l'altro giorno Sense Shark mi dicevano: ma che ragazza simpatica che è Isabella. Non è che per caso qualcuno ti ha detto che è una cotta o una cosa del genere per te? No, ma che? Niente di niente, tranquillo. Ah, ok. Oddio, forse ho qualche possibilità. Bene. Amore, guarda, ne sono andati via già tre. 1, 2 e 3. Oh mio Dio, quello è... Nessuno scoprirà dove sono. Mi hanno portato via tutto. E quindi quel ragazzo dovrà soffrire! Ehi là, che fate? Sense! Ma chi ha parlato? Scappate! Venite qui! Ragazzi, da questa parte! Ragazzi, ma cos'è successo? Un casino pazzesco. Abbiamo incontrato Aerobrand dei condotti. Ma che dici, sul serio? Sì, e scappiamo prima che sia troppo tardi. Ah, ragazzi, dato che oggi sono successe diverse cose, è meglio riposarsi così da continuare più tardi. Sì, hai ragione. Ho ancora da fare i compiti di quel pazzoide di fisica. Io mi riposo un po'. Tu che fai, Sense? Ti ricordi il maiale? Quello del primo giorno di scuola? Sì, l'ho portato a casa. Che cosa? Dai, è carino. Possiamo tenerlo? Sense, ma devi accudirlo, è da lì da mangiare. Tranquillo, ho già comprato da mangiare. Con quali soldi? I tuoi. Isabel, ma non stavi al primo piano? Già, ma ora mi hanno spostato negli appartamenti singoli. Ah, quindi stai nel nostro piano? Esatto. Va bene, ragazzi, allora ci vediamo dopo. Va bene. Ecco, è quello poco sveglio. Cosa? Bene, bene, bene. Cosa abbiamo qui? Mi ha chiuso la porta in faccia dopo che ho consegnato la pizza senza essere pagato. Ma non è vero, ma se ti ho pagato... Sono 8 e... Beh, effettivamente... Sense, lo sapevo che prima o poi ti avrebbe beccato. Mi scusi, signor poliziotto. Vorrei avere una risposta al seguente quesito. Io, sottoscritto No Sense Man, per caso dovrò pagare una qualche somma in denaro come multa per la mia contravvenzione? Sì, e voglio anche un risarcimento per il naso rotto. Si calmi, cerchiamo di rimanere tranquilli qua. Mi scusi.
Un attimo che vado a prendere i soldi. Tu intanto Sense rimani qua. Qua no, qua no. Ma dove sono? Ah sì, li ho spesi per quel cavolo di maiale. Vediamo se Shark e Meg hanno qualcosa, va. Shark. Ti piace? Oh sì, ti amo. Oh sì. Allora, Singers Breezer? Purtroppo mi spiace, signor agente, ma abbiamo avuto qualche piccolo problema con i soldi. Cosa? Wow, ma quello è un maiale! Non mi avrete mai... Eh? Un inseguimento. Che burro! Comunque vadino le cose, voglio i miei soldi! Avete una settimana. Uffa, no, senza sempre il solito. Sbrima, cosa è successo? Lascia stare. Ok, comunque entra dentro che devo dirti una cosa. Oddio, non ci credo. Forse... Allora, volevo parlarti per quanto riguarda Herobrine. Ah. Lui, se ti ricordi, ha detto... Mi hanno portato via tutto! Quindi questo fa capire che qualcuno o qualcosa gli ha portato via tutto. Ma cosa? Ancora ci sto a pensare. Cerchiamo comunque di non dare troppo nell'occhio. Comunque, hai ancora il diario dell'assassino? Sì, sì, volevo aprirlo in un posto sicuro. C'è scritto: dopo la prima civilizzazione, due specie ebbero la spada, ma uno solo il trofeo. Prima civilizzazione? Credo che si parla prima che l'uomo venne creato. Ringrazio Assassin's Creed. Vorresti dirmi che questo Gerard Rufford sapeva di tutto questo? Non so, comunque qua c'è scritto l'indirizzo in cui vive. Quindi dovremmo andargli a chiedergli di persona a lui? Non ne sono tanto sicuro, ma ci conviene farlo. Ma... Sense... Probabilmente si è già alzato. Oddio, ma dov'è? Non dimmi che sta ancora fuori da ieri sera. Ma che è a quest'ora? Amore, vai ad aprire tu. Va bene. Speriamo che non sia uno di quei testimoni di Geova. Col turno di notte. Ehi, Shark! Ma sei Tisbri? Mi hai fatto più un corpo. Hai visto Sense? Sì, calcola, ci ho visto volare davanti alla finestra col maiale sotto. Eh? Dai, ti sto a piangiro. Che vuoi? Non lo trovo. Vabbè, Sbri, sono 5 di mattino. Entra dentro che t'offro un caffè e non me lo fanno. Lascia stare, lascia stare. Oh, ma che hai? Entra e non fa storie, su. Oh, ma che è tutto questo casino? Sono le 5:30, voglio dormire. Oh, Isabel, ma che urli? Ma cosa urli? Ti pare che siamo allo stadio? È mattina. Ma cosa? Noi non stiamo urlando. Avete finito di far casino? Avete svegliato tutta la palazzina. Volete forse un richiamo? Ci scusi. Ma come non si trova senso? Non so, voglio dire, non l'ho più visto da quella sera che è scappato da quel poliziotto. Sento puzza di problemi. Ma Sense non poteva semplicemente pagare al pizzaiolo? Sense lo conosco, è molto tirchio. Vabbè raga, andate a dormire, poi ci pensiamo. Ma Isabel, sono le 6, fra poco dobbiamo andare a scuola. Fra poco? Ma sei fra un'ora? Beh, stai qua, ci vediamo un po' di Netflix. No raga, sono una tipa abbastanza dormigliona. A me solo un'oretta di sonno mi cambia tutta la giornata. Oggi che abbiamo lezione? Arte, non fate casino, intesi? Ora voglio solo godermi al meglio quel maledettissimo letto. Ragazzi, volete del caffè? Sì, grazie. Ah sì, anche io lo voglio.
bene. Avete preso tutto? Ragazzi, sono preoccupato per Senso. Ma Sbri probabilmente starà tornando. Non credo che l'hanno arrestato solo per questa cosa. Sbri, hai le chiavi della macchina di Senso? Sì, le aveva lasciate in camera, le vado a prendere. Ah, quindi c'è Arte, che bello. Ma siamo sempre nella stessa aula? No, c'è un'aula apposita, dovrebbe trovarsi al primo piano. Ah, non sono ancora andata al primo piano della scuola. Lo scorso anno era in costruzione, in teoria dovrebbe aver finito. Eccomi ragazzi. Ok, io e la mia Meg stiamo davanti. La tua cosa? Vo voleva dire la sua amica, la sua cara e simpatica amica. Oh sì, ti amo. Ok, va bene, ci vediamo in macchina, ciao. Sicuri che non avete altro da nascondere? Oh ragazzi, siamo in ritardo, andiamo. Qualcosa nascondono. Chi guida? Guido io. Salite in macchina, va. Sbri, ancora a pensare a Sense. Dai, su, che starà tornando. Oh, ma volete salire? Almeno Shark, a differenza di Sense, sa guidare. Wow, credo che sia la prima volta che non arriviamo in ritardo. Certo, Shark. Sbri, svegliati alle 5. Ragazzi, fate silenzio. Ho saputo che questo prof è molto severo. Beh, d'altronde tutti i professori d'arte sono severi. Buongiorno. Oh, buongiorno, cari studenti. Prego, prendete posto. Mi presento, sono il professor Kendall e sarò d'ora in poi il vostro professore d'arte. Sì, sì, va bene. Ma perché cavolo non capisci? Le vecchiette si aiutano ad attraversare la strada. Ma non se ci metti un'ora intera e poi la smetti? Non sei papà, quindi non dirmi cosa devo fare. E tu chi sei? Come vi permettete a presentarvi in questo modo irrispettoso nella mia classe? Ah, è il professore, stupida imbecille. Oddio, mi scusi. Professore, mamma mia. Come ha detto, scusi? No, ci scusi, professore, è una tortura per me. Se solo questo non fosse il vostro primo giorno di scuola qui nella Craft University, vi avrei già buttato fuori a calci nel sedere. Sedetevi, senza fare storie. Ma che bella accoglienza. Ma riesci a stare zitta per un momento? Oh, ma guarda, la lecchina del professore. Yumi, stai esagerando. Come hai detto, scusami? Meg, stai calma. Di solo un'altra parola, e lo giuro, esci fuori da qui per sempre. Molto bene. Quello che avete a fianco a voi è materiale scolastico, quindi non vi azzardate a consumarlo inutilmente. Nella lezione di oggi dovrete realizzare un disegno che rispecchi il vostro stato d'animo in questo momento. Gioia, tristezza, paura, così, per conoscerci meglio. Non trovi che siano strani? Chi? Questi due. In effetti, però il tipo è carino. Cosa? Silenzio voi due laggiù in fondo, vi devo spostare? Sì, ci scusi. Comunque sia, ti racconto dopo. Ok. Lo so già chi disegnare. Anche Shark e Meg, hai visto? State zitti. Mi scusi professore, il preside avrebbe bisogno di parlarle. Va bene, arrivo, non fate casino mi raccomando, non azzardatevi. Hai visto Isa? Guarda cosa sta disegnando Shark. Di sicuro c'è sotto qualcosa. Oh, e invece guarda anche Meg. Sicuramente staranno assieme. Vediamo, Lechina, cosa disegni? Scusami, Sterica, potresti farti i fatti tuoi? Oh, lui è il tuo fidanzatino. Cosa? Oh, che carini. Mi stai facendo alterare, non ti conviene. Eh? Altrimenti che fai? Ehi, che sta succedendo qua? Stammi lontana. Meg, tranquilla, è un bel disegno. Cosa? Come fai a sapere il mio nome? Meg, non mi riconosci? Sono io, Yumi. Yumi! Ma che c'è? Aspetta, cosa? Dove sei stata tutto questo tempo? Ti ho cercato dappertutto e finalmente ti ho trovata. Sono l'unica qua che non capisce che cosa sta succedendo? Ragazzi, lei è Yumi, una mia cara e vecchissima amica. Ma dai, non sono così vecchia. Ah, Meg, mi ricordo, quella cui una volta è caduta la pentola in testa. Esatto, ricordi? Ben 7 anni fa. Che ricordi? Dici bene. Mi fa piacere, voglio dire, sembrava che stava per scoppiare una rissa qua. Appunto, perché hai fatto tutto questo? Per divertirmi un po'. Che stupida. Ragazzi, sta arrivando il prof. Eccomi, ragazzi, allora, avete finito? Sì, sì, prof.
ragazzi state nell'appartamento 15? Esatto. Mi sembra strano dirtelo, ma anche noi. Cosa? Ma che mi dici? Quindi tu saresti il fratello di Yumi? Eh sì, di quella piccola peste. Sono contento che si siano riviste. Avevo paura che andava tutto nel verso sbagliato. Mentre tu, Shark, dovresti tipo essere il ragazzo di Meg? Esatto. Shark, non ci avete mai detto nulla di voi due? Beh, era evidente, no? Tu e Meg state bene insieme, Shark. Ti ringrazio. Basta che non le fai strillare, perché a conoscerla, Aspetta. Cosa? Ciao ragazzi. Ciao Yumi. Ciao Yumi. Ciao. Andiamo a casa? Sì, direi di andare. Voi avete la macchina? Sì, guido io. Noi invece andiamo in moto, facciamo la strada insieme? Ok, perfetto. No, 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 non posso crederci, perché tutto questo solo a me? No! Che succede qua? No, sbrio, non ora, ho perso il bullone. Sense, dove ti eri cacciato? Beh, dopo aver seminato quel poliziotto... Con i soldi rimasti ho comprato questo grazioso robottino. Meno male, guarda che ci potevi chiamare, Chiamarvi? Ah, ma mi sono scordato di avere un cellulare, cavolo. Mi fa piacere che sei sano e salvo. Sì, sì, però ora lasciatemi programmare Roby, che sennò qui già perdo i bulloni, poi, E chi è Roby? È Roby, il robottino. Ah, ehi, un momento, con quali soldi l'hai preso? Con i tuoi. Ehi, ciao. Ciao Isabel. Ti serviva qualcosa? Sì, riguarda una cosa molto importante che dovremmo portare a termine, ricordi? Ok, prima però accomodati dentro. Allora, racconta. Te la dico senza giri di parole. Dovremmo andare a casa di Gerard Rufford. Cosa? Ma non possiamo andarci da soli e soprattutto hai letto tutto il diario? No, tutto il resto è illeggibile. E tu ti fidi ad andare nella casa dell'assassino di Zerk? Esattamente. Io sono abbastanza terrorizzata. Tranquilla, qualsiasi cosa succeda io ti starò vicino. Grazie, Sbri. Ok, dai, vado ad avvisare gli altri. Ah, sì, aspetta, vai te a chiamare Meg e Shark. Perché? Io vado a chiamare Sense. Boh, quel ragazzo a volte non lo capisco. Oh, e Isabel. Ciao, Isabel. Ciao, Meg. Dov'è Shark? Si sta lavando. Ehi, ragazzi, che fate? Ciao, Yumi. Ah, sì, ecco. Amore, c'è qualcuno? Sì, ci sono Isabel e Yumi. Ah, ok. Dove hai messo l'accappatoio? È appeso dietro alla porta. Attento a non scivolare. Ah, ecco. Ah! È tutto ok? Tutto sotto controllo. Allora, Isabel, che ci fai qua? Meg, ricordi del Palazzo Zero dove Sbri ha trovato il diario di... Sì? Parlava di un certo Gerard Rufford e credo sia proprio suo quel diario. Sbri ha scoperto dove abita e ha intenzione di andarci, e subito. Scusami, ma non è un po' rischioso andare nella casa dell'assassino? Sì, ma non possiamo lasciare andare Sbri da solo, dopo quello che è successo nel Palazzo Zero. Wow, aspettate, chi è Gerard Rufford? Scusami, ma non credo che siano affari tuoi. E poi perché sei entrata? Chi ti ha chiamato? Ma, ehi! Se avete bisogno di un detective, Yumi è bravissima! Yumi, mi spiace, ma è una storia molto, molto lunga, quindi meglio di no. Cosa? Già, e hai sentito fin troppo. Sono faccende private che non dovrebbero riguardarti. Meg dirà sicuramente di sì. No. Ma... Cosa non capisci della parola no? Sbri non vuole perdere altro tempo su questa cosa. È morta una persona. È così che la metti, eh? Oh, eccoti, Sense. Dov'è Sbri? Sbri è su per prendere delle cose. Torna subito. Ehi! Che intenzioni ha quella ragazza? Boh, Yumi è sempre stata strana e piena di energie. L'è fin troppo per i miei gusti. Quindi spada c'è, libro c'è. Ehi, ciao Sbri. Ah, ciao Yumi, mi stavo preparando ad andare con gli altri. Yumi può venire? No, Yumi, mi spiace. Yumi può venire? Ti ho detto che... Può venire? Yumi, che stai? Può
Posso? Yumi, non starmi così vicino. Yumi sente che hai respiro affannato, Sbri. Non riesco a... Sei davvero carino, Sbri. Ok, va bene, va bene. Lo sapevo che avrebbe funzionato. Oddio, non ci credo, le è davvero permesso di poter venire? Tu non puoi capire in che condizioni mi ha messo. Beh, almeno speriamo che non si faccia mangiare. Non preoccupatevi, perché Yumi è invincibile. Ah, con le hack ci riuscirebbe anche mio maiale, eh? Delle hack anti-ban, caro Sense. Figo, me le potresti passare? Servono anni di addestramento. Oh, uffa. Solo io mi sto rendendo conto di che piega sta prendendo questa conversazione. Mi sa di no. Taci tu, non puoi capire la maestria che ha Yumi. Andiamo. Ma Yumi non sa neanche dove andare. È vero. Sbri, guidaci te. Potevo rimanere a casa a dormire. Ok, seguitemi. Lascia andare avanti me, Sbri. Yumi non ha paura di niente. Yumi ha paura di tutto. Ma dai, Yumi, è un bosco innocuo. Voi siete impazziti, è spaventoso. Eh no, cara, ora tu ci entri. No, 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 aiuto. Quindi, Sbri, dov'è la casa? Dovrebbe essere proprio nell'angolo nord-est della recinzione della scuola. Ah, università normale no, eh. Ragazzi, guardate, c'è uno scoiattolo. Dove? Guarda. Oddio, che carino. Quasi quasi me lo tengo. Cosa hai detto? Ho trovato la casa. Fa paura. Wow, pensavo fosse ridotta peggio. Bella, chi ci abita? Sicuramente una vecchietta carina e simpatica. Ci vive un assassino. Dai, vedo cosa c'è dentro. No, Sbri, non andare. Eh? Non voglio che ti succeda nulla. Tranquilla, Isabel, sarò molto prudente. Ehi, ragazzi, ma qua non c'è nulla. Sense! Ehi, cosa intendevi dire? Non credo che sia il momento giusto. Parliamone dopo. No, non ditemi che quello è sangue. Oddio, non ci credo. E adesso cosa facciamo? Adesso Yumi cercherà di capire come sia morto questo cadavere. Ehi, Sherlock, stai calma, eh. Non è il momento di scherzare. Vedi che c'è un cadavere qui. Yumi non scherza mai. Yumi adesso cerca. Ok, sei abbastanza strana. Di preciso, amore, come vi siete conosciuti? Un giorno stavo al centro commerciale con i miei amici. Ad un certo punto, mentre uscivo dal negozio, ho sbattuto la testa contro di lei. E da lì è nato tutto. Io avrei dato una bella capocciata, immagino, eh? Questa casa è molto piccola. Stiamo attenti, non si sa mai cosa possa succedere. Ragazzi, qui c'è la cantina. Andiamo, forse possiamo trovare delle cose interessanti. Yuhu! Oddio. Sono ricco. Ricco. Oddio, dovrebbe essere Rafford, l'assassino. Quanti soldini. Sai quanti maiali mi compro con quelli? Zitto, Sense, ci farei scoprire un'altra volta. Oh, non voglio mettermi nei guai. Meglio salire su. Ma aspettate un attimo. È stato pagato da Herobrine? Com'è possibile? Che cosa strana, poteva farlo benissimo da solo. Perché l'ho fatto fare da qualcun altro? Per non assumersi le colpe, semplice. Ragazzi, Yumi ha trovato delle informazioni. Ma che... dai qua. Leggite, Isabel. Finalmente il mio padrone è riuscito ad attivare l'unimacchina, un aggeggio trasmesso dai suoi antenati, che permette di cambiare la realtà e renderla a piacimento del possessore. Potrà solo attivarsi quando i pianeti si saranno allineati e il fascio di luce che rifletterà sulla Luna verrà trasmesso nella lente dell'osservatorio. Domenica prossima alle ore 23:30, se ciò non accadrà, lo spazio-tempo collasserà in una grande dimensione di buchi neri. Non posso crederci. Non può essere vero. Aspetta, cosa? Wow, che figata! Perché mi guardate così? Non dovevo esultare? Quindi... l'universo... è spacciato. Sì, se Herobrine attiva la macchina. Ma anche se dovesse farlo, l'universo cadrà. Allora, l'unico metodo sarebbe quello di attivarlo prima che lo faccia lui.
o ritornare a casa immediatamente. Esatto, andiamocene da qua. Ah, che bel pulsante. Sense, sbrigati. Oh, oh sì, arrivo. Ehi, dove eravate finiti? In giro. Capito. Comunque vi presento il mio nuovo coinquilino. Si chiama Spancio. Ciao ragazzi, piacere, mi chiamo... Sì, no, in realtà l'ho appena detto io come ti chiami. Ciao. Ciao, come ti chiami? Ciao. Ciao. Mi chiamo Sense. Oh, piacere Sense. Ciao. Scusaci, devi capirlo. Ah, e comunque ti presento mia sorella, Yumi. Piacere. Ciao Yu. E la madò. Volevo dire ciao, piacere. Ah, sì, beh, devo dimagrire di peso. Yumi si tiene sempre in forma a casa. Peso? Ma tu sei perfetta. Per chi? Perfetta. Yumi non è di nessuna fetta. Cosa? No, no, volevo solamente dire che... Quando avrai qualcosa di più interessante da dire, Yumi ti ascolterà. Ma... Lo so, mia sorella è insopportabile. Ma cosa ho detto di male questa volta? Ah, ehi Yumi? Spree, non è che mi aiuteresti... A fare cosa? I compiti. Compiti? Ma quali compiti se la prof non ci ha dato nulla? Cioè, Yumi fa dei corsi. Corsi? Perché all'università ci sono corsi esterni. Quella stu... vuole portarmi via Sbreezer. Sarebbero dei corsi per... Spree, vieni subito! Ehi, cosa succede? Vieni a casa mia, mi serve un attimo il tuo aiuto. Sì, arrivo. Scusami, Yumi, ci vediamo dopo. Ok. Cosa? Ehi, Zozzo, senti un po', ma qual è la tua categoria preferita? Cosa intendi? Oddio, ma che cos'è quello? stavo scherzando, tranquillo. Se ti controllano la cronologia, vai nei guai, lo sai, vero? Ah, nessun problema, quando uscirò da qua formatterò tutto il computer. Beh, ti conviene. Comunque, cambiando discorso, ti pare che non abbia notato come ieri fissavi mia sorella? Cosa? Eri tipo... la madò, sei perfetta. Beh, è carina, niente di che. Fumi? No. Ti droghi? No, cosa... Bevi? Non molto spesso. E allora te la do in prestito. Cosa vuoi dire? Non voglio mica starci dietro tutto l'anno, no? Vorrei anche stare un pochino da solo. È tua sorella, hai visto come mi ha trattato oggi? Semmai ieri, anche perché sono le 3 di notte e fra 4 ore dovremmo andare a scuola. E perché non ho sonno? Credo sia perché è dalle 8 di sera che stiamo continuando a giocare a Battlefield. Vabbè, spengo il PC, me ne vado a nanna, altrimenti mi addormento sul banco domani. Tanto ti addormenterai comunque. Perché? Abbiamo religione. Religione? All'università? Ma che ne so, vallo a chiedere al preside. Ma dove sono finito? Bah, non chiederlo a me. Però dicono che il professore sia simpatico. Lo spero, va bene, dai, ci vediamo. Notte. Notte, notte. Che sete. Mi serve subito un bicchiere d'acqua. Ah, dell'acqua bella fresca. Tutto quello che sta accadendo è pazzesco. È pura follia. È impossibile, l'universo è spacciato. Come potremo mai riuscire a fermare Herobrine prima che lui fermi noi? Non voglio perdere tutto. Casa, famiglia, amici, soprattutto amiche. Purtroppo non c'è rimedio. Quindi nonostante abbia queste due bruttissime scelte, devo prendere quella che è verso la nostra parte. Sconfiggere Herobrine e far sì che non sia mai esistito. Poi c'è Isabel. Non l'ho mai detto dei miei sentimenti. Forse è un po' troppo veloce, dato che ci conosciamo da poche settimane. Ma spero che possa fare a caso mio. Quella dolce, simpatica e bella ragazza. Aiuto! Questa voce! Ma che... Dove diavolo mi trovo?
Cosa succede? Ti ho sempre odiato. Eh? Sei una persona orribile. Perché non mi amiamo? Cosa? Ma cosa dici? Perché non mi ami, Sbri? Perché non mi ami, Sbri? Perché non mi ami, Sbri? Ti amo! Ehi, Sbri! Oh! Grazie! No, no, aspetta, cosa? Boh, stavi tipo chiamando Isabel dalle 4 del mattino. A un certo punto mi sono stufato e sono andato a dormire nel salotto. Ah, scusami, Sense, ma che ore sono? Dovremmo andare a scuola da un'ora! Cosa? E perché non mi hai svegliato prima? Perché anche io mi sono svegliato adesso. E gli altri? Boh, non ne ho avuto notizie. Breezer, Sense. Ma a quest'ora non sono di solito svegli. Beh, li avranno rapiti. Cosa? Ma non dire ste cose, dai. Staranno entrambi male oppure si saranno solamente appisolati. Io mi si sta preoccupando. Ma dai, non preoccuparti, sicuramente staranno bene. Ma io mi non piace questo elemento. Ma è normale che questa parla sempre in terza persona? Non so, è stata sempre così, fin da piccola. Ma io mi piace parlare così perché Yumi è kawaii. Yumi sembra alquanto stupida. Ascolta. Aia. Andiamo su. Cavolo, corriamo. Sbrillo zaino. Che cavolo. Vai te. No, prima te. Pensa, ti prego, dai, non voglio perdere altro tempo. Tu te la prendi la sgridata del professore. Che c'entra? Ce la prendiamo lo stesso tutte e due insieme, stupido. E allora, scusa, perché dovrei andare prima io? Perché così te la prendi te la sgridata principale. Ma perché devo prenderla io? Sei te che non ti sei svegliato. No, sei te che non mi hai svegliato. Perché dovevo svegliarti io? Perché ho tante cose da fare per la testa e non riesco da solo ultimamente. Ah sì? Come ad esempio urlare nel mezzo della notte, Isabel o Pushy Pushy? Cosa? Nel sogno non ho mai detto Pushy Pushy. Sì, invece. Ti ho sentito con le mie orecchie. Mi spieghi cosa significa Pushy Pushy? Non lo so, tu l'hai detto. È forse un modo per venerare Isabel? Venerare? Di cosa parli? Ah, scusami, Ayumi, eh? Cosa c'entra Ayumi? Ma la conosci da 2 giorni e già ci stai provando, cavolo. Ma non è vero, di cosa stai parlando? Io ero lì, stavo spiando. Intanto che tu e Ayumi eravate nel piano di sopra. Volevi spassartela, vero? Ma cosa dici? È stata lei a fare tutto, ti giuro. Ah sì? Come ad esempio farsi trombare. Sta succedendo qua? E tu chi sei? Il professore deficiente. Oh, ho come una sensazione di déjà vu. Anche io, fratellone. Qua siamo tutti figli di Dio. E come tali dovete rispettare gli 11 comandamenti. Ma non erano 10 una volta? No, l'11esimo è quello che sto per dirvi ora. Mi scusi, ma non può modificare i comandamenti del signore. Quale signore? Qui l'unico signore sono io con voi piccoli eretici. Ora andate al posto, Dio... bello. Mi scusi, signor professore, ma quindi lei... cosa insegna? Caro studente che il signore ha donato poca intelligenza ma si prospetta un gran seme, io sono il professor Angelo e insegno religione. Ah sì, religione, ah sì, quella lì. Benissimo, sì, ora che siete tutti qua, vi racconterò una storia, una bella storia, che ha fatto impazzire il mondo intero. Mi scusi professore, ma prima non dovrebbe fare l'appello? L'appello è per i professori sfigati. Se lo fanno, lo fanno solo per usare il loro tempo per non insegnare la loro materia. Ma cosa dice? Non dovrebbe firmare per far capire che è presente. Non è importante. Lascia fare le cose ai professori. Ok, tanto mi hanno costretto a venire qua. E a chi lo dici? Moxie, quando dovresti dirlo? È vero, è da un bel po' che aspettiamo. Ah, sì, scusatemi. Cosa? Cioè, volevo dire, stavo raccontando di questa storia, no? Ecco, avete mai sentito parlare di Aerobrine? Perché proprio questa storia? Appunto. Come perché? A voi piacciono i racconti dell'orrore? Oh sì, a io mi piacciono tantissimo. Very good, let's talk about... Ma non era il professore di religione? Sì, giusto. Allora, di cosa stavamo parlando? Aerobrine. Ma che... ciao. Cosa ci fai lì dentro, ragazzo? Nulla, cioè, sono l'addetto agli armadi. Ah, ok, tutto torna. Beh, quanto ci metterà? Oh, già fatto, già fatto. Spancio, ma non eri mica uno... Ops, un altro armadio mi chiama, arrivederci. Oh, ma scusatemi, ma il comico qua non ero io. E invece no. Ah, sì? Sì. Vai maiale, attacca! Comunque, stavamo dicendo, Aerobrine è tratta da una leggenda metropolitana, dove si narra di un player che gira a caso in questo mondo, per distruggere le case altrui. Le case? Ma da quanto tempo sono queste storie? Esatto, potrebbe anche nascondersi a... È lui, prendetelo! Oddio!
Non scappare, falso professore! Un giorno la professoressa di geografia sarà mia! Vai a prenderlo dall'altra parte! Sì, vado, ci penso io! Mi sembrava troppo normale questa lezione. Una lezione come tutte le altre classi, no, eh? Quello che ho imparato da questa storia è solo come tutti i professori siano stupidi. Comunque dobbiamo trovare Herobrine. Herobrine? Ehi, professor James, quale piacere! Salve, cara studentessa di miei coglioni! Professore, potrebbe continuare la storia che stava raccontando il professor Angelo? Professor Angelo? Non conosco nessun professore di nome Angelo. Beh, era abbastanza logico che lei non lo conoscesse per quello che è accaduto. Ci stava parlando di Herobrine. Mi spiace, devo andare. Come? Scusate, mi chiamano? Ok, qui sta cominciando a puzzare. Pensateci, il prof Angelo, che non era un professore, ha incominciato a parlare liberamente di Herobrine, mentre il professor James, che è un professore che lavora appunto nella scuola, non ne vuole sapere neanche. Poi tutto il personale è come robotizzato. Sapete questo che significa? No, che cosa significa? Che devo lavarmi le ascelle! No, ma che probabilmente saranno tutti comandati da Herobrine. Quindi Herobrine è il preside? Non so voi, ma io già lo sospettavo. Intelligente come sempre, Sbri. Vabbè, grazie, io... Arriva al punto. Beh sì, Herobrine d'altronde si è nascosto proprio all'università per evitare di essere scoperto. Scoperto da chi? Da non so chi, ma qualche, non so, razza, famiglia. Sense, cosa fai? Smetti di mangiarti quella pianta. Ah, uffa, era buona. Quindi, se è lui il preside, insomma, sta in presidenza? Beh, probabile, ma chi è che ha il fegato? Cioè... Signor No Sense Man? Sì? È pregato di andare in vicepresidenza. Cosa? Perché? Ha appena mangiato la pianta preferita del professore di chimica. Ma era buona! Aiutatemi! Ragazzi, io spero che Sense stia bene. Cioè, se Herobrine è veramente il preside... La ringrazio. Prego, si sieda. Dove? Da qualche parte. Giovanotto, lei è consapevole della gravità dell'accaduto, vero? Non mi interrompa, la prego! Mi scusi! Mangiare la pianta preferita del professore di chimica non le sembra davvero strano? Ma signor pre... Non mi interrompa! Allora, questa è un'istituzione molto seria. Stiamo parlando della Kraft University, una delle più celebri università del mondo. Ogni cosa... è ben organizzata e sistematicamente pronta all'utilizzo. Quindi anche i minimi dettagli, anche solo una piccola mattonella dell'istituto, è sacro per me. Per cui non voglio che ricapiti più un fatto del genere, comprende? Sì, signor preside. Molto bene, non le darò alcun tipo di punizione. Però sappia solamente che la prossima volta che capiterà non la passerà tanto facilmente. Può andare. Sì, sì, grazie. A proposito. Oh no, lasci perdere. Vada, vada. Va bene, buon proseguimento, signor preside. Altrettanto. Ti stava per mettere male, eh? Se quello mi avessi riconosciuto, sarebbe stata la fine per me. Ma quindi, la bambola... Ehi, Sense, tutto ok? Sì, sì, Shark, mi ha lasciato andare, tranquillo. Shark e Sense? Sì, è lui, ha detto che l'ha lasciato andare. Attimo, passa qua! Sense! Ricordi il posto dove siamo andati dopo il primo giorno di scuola? Sì, sì, quello schifo accanto alla biblioteca nel parco, sì, sì, sì. Esatto, siamo io, Shark, Sponge e Boxy. Ah, sì, ma le ragazze dove sono? Quelle sono andate a casa a riposare. Va bene, sto arrivando. Bene, Yumi, sei pronta per fare una torta buonissima? Sì, sì, a Yumi piace tantissimo fare le torte. Tu, Isabel, vuoi imparare? Sto qua dietro a guardare. Oh, va bene. Dai, dai, sono impaziente. Sei sicura di avere tutto? Sì, Yumi ha già preparato tutto. Ma se Herobrine fosse davvero il preside, Sense sarebbe spacciato. Spero che gli sia andato tutto bene. Ok, ok, va bene. Prima di tutto, per chi la vorresti fare questa torta? Yumi? Sbri? Cosa? Facciamola per tutti quanti. Ok, allora serve una teglia più grande. Ecco qua. Ottimo, prendi le uova che stanno in frigo. Ok.
prendi 3 cucchiai di farina. Eccoli. Ora prendi 2 cucchiai di zucchero. Bleh, questo zucchero è salato. Quello è sale, Yumi. A Yumi non piace il sale. Questo è lo zucchero. Mettiamo tutto in forno e aspettiamo. Sì, Yumi non vede l'ora. Allora, Sense, cos'è successo? Nulla, mi ha fatto una ramanzina sulla scuola. Beh, dopo aver mangiato la sua pianta preferita, che ti aspettavi? Come ti è saltato in mente di mangiare una cavolo di pianta? Cioè, non sono mica commestibili i fiori. Perché nessuno ci crede quando dico che è buona? Cosa c'entra? Beh, vuol dire che Sense vorrà diventare un'ape un giorno. Sì, ed io uno squalo. Ed io sono... Oh sì, bravo Spancio, molto creativo. Ascolta, non è un mio problema se sono cresciuto senza cartoni animati, ok? Ma hai intuito in qualche modo se Presida potesse trattarsi di Aerobrine? Ah, ho trovato questa. Quella è... Eh? Una bambola? No, questa non è una semplice bambola, raga. Questa è la bambola con cui Aerobrine stava parlando quando siamo andati nelle fogne, no? Aerobrine che parla con una bambola. Questa cosa non mi piace. Fammela vedere meglio. No, è mia. Non fare il bambino, te la ridò subito. Controlla se c'è qualche indizio. Nelle bambole c'è sempre qualcosa di spettrale. Ah, qua c'è un'etichetta. 8 su 8? Cosa? E che cacchio è? Non saprei, è molto strano. Ma anche toccandola è molto calda. Sei sicuro che non sia per il tessuto? No, il tessuto è del tutto raffinato. Come se fosse stata fatta per anni, tipo. Diavolo. Tieni, Sense. Pronto? Ehi, Isabel, a Sense è andata bene, però devo subito farti vedere una cosa abbastanza rilevante. Oh, Sbri, meno male, sono contenta. Vieni a casa mia, quelle stupide stanno cucinando una torta. Oh, vabbè, una torta, non dirmi che Meg lo vuole insegnare a Yumi. Hai detto bene. Ah, ok, ci vediamo. Ok, io e Spancio allora andiamo a giocare un po' su PlayerUnknown. Player chi? Ah, lascia stare, è un gioco per il PC. Bah, a me non sono mai piaciuti i giochi sul computer. Preferirei fare... Oddio, Shark, non dirmi che sei uno di quei vecchietti che si ascolta ancora la musica classica. Vecchi? Sono più giovani e divertenti di tutti e due messi insieme. Ah sì? Allora provacelo. Ok, vi faccio vedere come vi sfondo su quel cavolo di gioco. Va bene, io vado in appartamento dei server per farvi vedere questa cosa. Va bene, basta che non facciate figli. Cosa? Isabel, posso? Chi è? Sono io, Sbri. Oh sì, prego, entra, accomodati sul divano che io mi sto finendo di lavare. Ah, ok. Hai detto che è qualcosa di importante? Di che si tratta? Beh, devi vedere perché è parecchio inquietante, però potrebbe risolvere tutto. Ok, un attimo che esco. Sì, hai finito. Isabel, perché sei in accappatoio? Beh, qual è il problema? Non sono mica nuda. Ok, ma sotto sì! Ma finiscila, su, girati. Ok. Ricordi di questa bambola? Oddio, è la bambola con cui Aerobrine stava parlando nelle fogne. Esatto, la cosa strana è qua. 8 su 8. No, non ditemi che quello è sangue. Oddio, non ci credo. Ragazzi, qui c'è la cantina. Andiamo, forse possiamo trovare delle cose interessanti. Ma aspettate un attimo, è stato pagato da Aerobrine? Ma... un attimo, non è solo quella. Come va? Non alzarti così! Ce ne sono diverse di bambole. Ricordi a casa di Rufford? Ce n'era una? Sì, esatto. Ah, quindi sono le sfere del drago di Dragon Ball e gli smeraldi del caos di Sonic? Sì. Quindi, senza tutte e 8 le bambole, forse Aerobrine non è forte come ci si potrebbe aspettare. Ho capito. Quindi quello che bisogna fare è... Cos'è successo? No! La mia casa! La mia torta! Ti ho detto di metterla nel forno, non in quello a microonde. Uffa! E ora come do la torta a Sbri? Allora avevo sentito bene, eh? Oddio! No, che figuraccia! No! Tranquilla, Yumi. Oh, beh, allora andiamo a cucinare a casa di Isabel. Evviva! No, cosa? Quindi quello che dovrei fare è uccidere questa bambola davanti a Aerobrine per indebolirlo. Devo andare in bagno. Oh, ma che... Sense!
fai, Sbri? E diamo che stai facendo? Sto modificando Robby. Devi fare proprio in bagno? Sì, è un progetto segreto. Fai vedere. Oh mio Dio! Già, vedrai che bestia dopo averlo finito. Come fai a saper fare tutte queste cose? L'ho visto su internet. Ah, ok, non faccio domande, rimani girato però. Ok. Ok, a posto, non fare esplodere nulla sì, però, sì, eh. Stai tranquillo. Spri, assaggia la mia torta. No, assaggia la mia di torta. Oh, perché? Ha deciso di unirsi anche Isabel. No! Molto bene, questo è il piano. Noi sappiamo benissimo che Herobrine è il preside dell'università. Sense è riuscito a reperire la bambola della presidenza, precisamente la bambola 8 su 8. Fra poche ore succederà quello che dovrà succedere, ovvero l'attivazione dell'unimacchina di Herobrine. Dobbiamo attivarla prima che lo faccia lui, così da formattare l'universo senza la sua esistenza. Comunque sia, dobbiamo solamente munirci del necessario e distruggere la bambola davanti ad Herobrine nell'osservatorio. Sbri, ma sto discorso non potevi farlo domani mattina. Sto dormendo in piedi. Veramente, mi sto davvero... addormentando. Ok, quindi, da quanto ho capito, queste sarebbero le nostre ultime ore di vita? Sì, ma in questa realtà non so dove saremo nella prossima, in che tempo e con chi. Ma ricorderemo qualcosa? No, perché tutta la memoria in questa realtà andrà persa. È sostituita con quello del prossimo universo. Quindi vorresti dire che io non sarò fidanzata con Shark? No, non posso crederci. Mi spiace ragazzi, ma non è colpa mia. No, no, non può essere, non posso scordare tutto. Soprattutto lui. Amore, no, tranquilla, tranquilla. Non capisci tesoro? Tutti i nostri progetti saranno andati in fumo. Sin dal principio. Lo so, ma non possiamo farci niente. Non posso crederci neanche io a ciò che sta per accadere. Non è per niente un lieto fine. Ma se questa è la fine la passerò con te, la per me lo sarà. Shark. Ah, quanto vorrei avere io una storia d'amore. Dato che non ho neanche avuto il tempo di sedermi da quando sono in questa università. Ma Sense è ancora in bagno a fare quel suo progetto? Non so, sta lì da ieri pomeriggio, ma non so cosa stia facendo con quel cavolo di robottino. Va bene. Che ore sono? Le 3? Ho ancora un po' di tempo per dormire. Quali erano i progetti? Domani dobbiamo andare ad informare tutti perché alle 12 dobbiamo recarci tutti insieme all'osservatorio, dato che alle 12 e mezza la macchina si attiverà. Perfetto. Allora ci vediamo domani mattina. Ok, a domani. Andiamo anche noi, dato che... è la nostra ultima notte. Vorremmo passarla bene. Sì, sì, certo, certo. Andate pure. Beh, vado anche io. Buonanotte. Spri. Ehi, Sense, ma a che punto sei? Sto per finire, mi manca poco. Sei pronto per la fine? Sì. E spero che nella prossima realtà io e te saremo amici, come lo siamo adesso. Lo spero anche io, amico mio. Lo spero anche io. Comunque, vi raggiungerò all'osservatorio. Ho da sistemare giusto due cosette, aspettatemi, eh. Va bene, io vado a letto. Ma io se ci vai pure te, che non hai ancora chiuso occhio. Ah, va bene, andiamo. Sveglia! Ah! Oggi è il giorno dell'inizio della fine di tutti quanti noi, quindi dobbiamo essere tutti pronti a qualsiasi evenienza. Sì, stupida, ma non è di certo il giorno in cui dobbiamo prenderci un infarto. Aia. Ok ragazzi, avete già chiamato tutti? Sì, io mi ho già informato tutti della situazione. Nessun pericolo. Ok, io continuo con quell'altro pezzo di latta. Ok, Sense, Yumi, dov'è Boxy? Al piano di sotto. Capito, un attimo solo che vado a prendere la bambola che oggi ci servirà. Dov'è? Eccola! Allora andiamo, Yu? Yumi? Dov'è? Dov'è? Ben svegliato, dormiglione! Dove sono? Benvenuto!
giunto alla fine di tutti i tempi. O dovrei dire benvenuti. No, non è possibile! Sapevo che oggi avreste provato ad intralciare il mio progetto. Così, senza che voi veniste qui, vi ci ho portato io. Perché stai facendo tutto questo? Non ti basta essere nascosto? Sai cosa? Sai cosa significa nascondersi 150 anni nello stesso identico posto? Stavo diventando pazzo. Con tutti questi ragazzi vogliosi di vivere. Ed io rinchiuso in questa presidenza, dato che la tua famiglia ha fatto a brandelli la mia. Cosa? Ma di che cosa stai parlando? Cosa cavolo c'entra la mia famiglia? Oh, non te ne hanno mai parlato. Stupido moccioso, non conosci neanche la tua eredità. Cosa? Ti spiego. Sul pianeta Terra vennero a civilizzare due razze di esseri intelligenti: gli Aeroprime e gli umani. Noi eravamo molto più forti degli umani, mentre loro erano più intelligenti. Colui che è riuscito ad uccidere tutta la mia razza e a darci il colpo di grazia è stato San Filippo. Quindi tu stai facendo tutto questo per vendetta? Esattamente. La mia redenzione è stata così alta che in pochi la capirebbero. Quindi, adesso, grazie alle conoscenze degli antichi, sono riuscita ad impossessarmi di questa macchina, così da creare un universo dove l'unico Dio sono io e nessun altro! Sei solamente un pazzo! Pazzo? Con stile! E tutti questi anni si stanno facendo sentire. Zitta tu! Fra pochi minuti la mia macchina si attiverà! Arrivando, bitches! Che diavolo sei? Oh, a quanto pare Sense ha incontrato Diva. Io sono The Sense. Non riuscirai a distruggere l'unimacchina. E invece no. Vai, Robby, il mega robottone. No, Robby, no. Aia, no, Robby, no. Perché? Era la nostra occasione per farci valere, invece resterò uno stupido. Grande Sense. Ecco, si sta attivando. Sì, finalmente. Non devo perdere altro tempo. Cosa? Come l'hai avuta quella? No. Ah! Mocciosi. Tu. Stupido. Sì, hai ragione. Inserire vocalmente come procedere alla navigazione dell'universo. Voglio che tutto si resetti senza l'esistenza di Aeroprime. Azzeramento dell'universo tra 3, 2, 1. Ci vediamo nella prossima realtà. Azzeramento riuscito. Ma comunque ovviamente ritornerò, cioè questo non è assolutamente un addio. Oddio, ciao, Shark. Ma da quanto tempo? È da tantissimo. Non si dorme a terra, non nel letto. Ero sul letto, poi ha fatto i denti e mi ha spinto di sotto. Ma voi state scherzando? Ma io adesso chiamo subito mio padre, ma adesso vi faccio vedere cosa... Hai delle mani davvero delicate, Sbri. Lo pensi davvero? Oh, ma guarda, la lecchina del professore. Yumi, stai esagerando.